Sì, buongiorno. Stamane da Collalto partiremo, faremo trasferimento a Turania per rientrare a prendere le macchine e finire un po' il nostro giro. Non è un anello completo, ma più o meno arriveremo a congiungerlo, mancherà pochissimo. Quindi racconteremo quest'ultimo nostro giorno. Per ora i 3 giorni sono stati tutti molto belli e sarà così sicuramente anche questo. Quindi seguiteci e vedremo insieme. A Turania questi bellissimi murales, questa è la strada che stiamo percorrendo per ritornare a Rio Freddo. Dovremo passare da Vivaro Romano, un'oretta di cammino, dove forse troveremo un bar aperto. Guardate che carina questo piccolo paese, che carino. Incontriamo questa cappelletta di San Giuseppe e ci avvicineremo verso il lago di Rio. Rio Petescia. Cammino di San Pietro Eremita. Bello, è stato segnalato bene, è stato fatto un investimento che porterà sicuramente tanti camminatori a passare di qua. Proprio un bellissimo cammino, quindi venite, venite gente. Lasciamo una strada che sale probabilmente Qui però mi sembra un bel posto per in un lasciare. bosco e il segnale ci porta a sinistra, a destra, che è sinistra. Chiare frecce, parco, giochi la Madonna. Ponte della Madonna. Dov'è la ponte? La ponte. Intorno c'è un bellissimo parco dove è possibile fare picnic e giocare. Carino, molto ben fatto, molto bello. Ecco la salita, guardate che ambiente stupendo, castagni, bellissime indicazioni. Questa parte del cammino è segnato benissimo, va dato merito, onore veramente ai ragazzi. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Ecco la chiesetta. Posto magnifico. La salita continua nel bosco, bella, bellissimo bosco. Ambiente meraviglioso. Davanti a noi un castagno grandissimo. Nel bosco si trova la natura, quindi anche funghi porcini. Eccone uno trovato che è stato fotografato e credo anche raccolto e stasera mangiato. Ecco la famosa Università di Agraria, paesette carino. Andiamo a procurarci della benzina umana, a un alimentari. Sale tabacchi alimentari.
poi questa scritta così carina che la tengo qualche secondo in modo che la leggete, e qui dentro l'alimentari del paese. A Vivaro abbiamo imparato una cosa nuova: l'università non è un'università dove insegnano professori. Non è un'università. L'università agraria. Agraria, in cui tutte le persone vengono qui per imparare qualcosa, a culturarsi. Una volta coltivavano, adesso. Comunque, bello, bello, una nuova cosa che si impara sempre da cammini è questo. Giusto, giusto, si fanno l'orticelli per conto loro. Qua su abbiamo il castello, una rocca. Purtroppo chiusa, non è visitabile. È un bel paese, come tutti gli altri, ma anche questo è molto bello. Siamo a Valle Infredda, qui c'è la casa natale di un beato, di Agoldi. Questo beato protegge chi fa questa salita, perché il paese è bellissimo, ma come tutti i paesi è preceduto da una salita. Ma una salita, ragazzi, che credo che ci si lasci mezzo chilo di sudore. Comunque bello, molto bello. Un 3 km abbondante di strada asfaltata ci porta al Rio Freddo, dove abbiamo le nostre auto. Siamo stati seguiti dai meravigliosi promotori, tra cui Tiziano, che ringrazio pubblicamente per il suo supporto. Ci ha organizzato un cammino perfetto. Qui abbiamo lasciato le macchine a Rio Freddo, ancora c'è un po' di strada da fare, e qui le ritroveremo, e di qui faremo un evviva al cammino tutti insieme, sicuramente, perché è stato un cammino veramente magnifico. Ecco Rio Freddo, il paese. Carino anche questo, ma qual è un paese che non è carino? Ditemelo. Sono tutti borghi stupendi, arroccati, circondati da un verde meraviglioso. Vediamo Rio Freddo con la sua rocca. Sono veramente l'ultimo chilometro, ma neanche per raggiungere questo paese, dove abbiamo lasciato le macchine e moralmente partiti. Bella. Non è molto castello più grosso. Ecco il paese, la città di Rio Freddo, molto carina. E bello, bello. Aver finito un cammino è un po' di gioia, un po' di tristezza. Gioia per aver conosciuto tante belle persone, tanti bellissimi luoghi. Tristezza perché è finito, però la fine di un cammino è l'inizio di un altro. Già dovremo pensare a un prossimo cammino e ricavare sempre cose belle e nuove da ogni cammino, come ne abbiamo ricavate ora. Non è un saluto, perché faremo un evviva finale nella piazza.